Ciao a tutti e benvenuti sul canale di TuttoTech. Oggi vi presento io un video. Visto che ci ho giocato per ben 2-3 settimane col mio bimbi, oggi vi faccio vedere qualcosa che mi ha veramente stupito. Si possono creare anche succhi, bibite di qualunque genere. Oggi proviamo il succo Arce. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da essere avvertiti ogni volta che uscirà un nuovo video. Questa è la schermata home, cerchiamo la ricetta nel software Cookidoo e inseriamo bibita Ace. L'ho già fatta, l'ho già provata, per cui la trova tra le ultime fatte. Bibita Ace, qui vediamo subito difficoltà facile, tempo di preparazione 5 minuti, 6 minuti totale per 4 porzioni. Io mi porto avanti, le faccio tutte e 4 le porzioni, così almeno lo mettiamo in frigo e abbiamo anche il succo Ace per la merenda del pomeriggio. Tenete conto che io volevo comprare addirittura l'estrattore o la centrifuga. E quando ho visto che il bimbi prepara anche questo tipo di bevande, sono rimasta allibita. Beh, lo devo provare subito. Per cui l'ho provata, l'ho testata e adesso la faccio insieme a voi. Ingredienti: zucchero, carote, ghiaccio, limone, arance, acqua. Abbiamo tutto. Clicchiamo su inizia a cucinare. Vi ricordo che il bimbi ha al suo interno una bilancia. Togliamo il cestello perché non ci serve. Schiacciamo tara, vedete va a zero, e inseriamo 60-90 grammi di zucchero a seconda del gusto personale. Facciamo sugli 80 grammi. Ok, 83, va benissimo. Andiamo avanti. Posizioniamo coperchio e misurino, ecco qua. Adesso farà la magia. Avanti, vedete, dice ruotare la manopola fino alla velocità 10. Pronti? Fa un po' di casino, ma non vi spaventate. Si chiude il coperchio. Guardate qua. Sto polverizzando, lo zucchero praticamente diventa come lo zucchero a velo. E anche questa cosa mi fa impazzire. Avanti. Aggiungiamo 70-80 grammi di carote a pezzi di 2 cm circa. Come vedete, la ricetta del bimbi proprio è a prova di principiante, per non dire altro, nel senso che vi dà proprio tutte le indicazioni da seguire, anche come deve essere tagliata la carota, ovviamente pelata e di quella dimensione. Che precisione! Wow, sono andata a occhio e ci ho azzeccato. Andiamo avanti. Aggiungiamo 80 grammi di cubetti di ghiaccio. Guardate come è stato polverizzato lo zucchero. Guardate qua. Adesso lo raduniamo per bene con la nostra spatola. Ma è come lo zucchero a velo. Un limone preferibilmente biologico pelato al vivo in quarti. Pelato al vivo, per chi non lo sapesse, è la parte bianca, quindi che non deve esserci, perché è quella parte del limone o comunque degli agrumi che rende amaro il sapore del limone. Un'arancia, anch'essa pelata via. Andiamo avanti, aggiungiamo 600 grammi di acqua. Pronti? Velocità 5 per un minuto. Ha fatto un po' di casino, mi rendo conto, ma la velocità ovviamente è importante. Questo è il risultato. Adesso io, per nostra abitudine, comunque filtro, perché potrebbero esserci residui di nocciolini, piuttosto che, come vedete, ho preso il colino, il bicchiere e andiamo a filtrarlo. Ecco qua il risultato. Tutto quello che avanzerà dopo lo chiudo in un bel barattolo Burmioli col tappo ermetico, un paio di giorni si conserva in frigo. Alla prossima!